Sono preoccupatissimo, chiamiamo il mio maggiordomo Vito, il mio ex maggiordomo. Sì, certo. Che da qualche settimana che non sta bene. Sì, è vero, è vero. E sono un po' preoccupato. Telefoniamogli, dai. Pronto? Pronto Vito? Angelo? Sì. Ciao! Buongiorno, per favore, Principino, mi richiamo un altro momento che non sto bene. E sentiamo che c'è una voce strana. Principino, Ferrari? Principino, ma oltre che mi ha licenziato, se vede che mi voleva, proprio le va di torno. Come mai? Ma perché tutto ha cominciato da quando mi ha regalato il bagnoschiuma a Bilba di Cesare Cadea. Ancora per quella storia. Da quel momento mi sono pagato l'urazzo. Certo. Che non riuscivo più a muoverlo praticamente, è stato un mese che ho il braccio tutto quanto a truppcato. Sì. Forse lì poi ho fatto anche la cazzata io, Ferrari, che per farmelo muovere l'urazzo, per farlo diciamo disattruppare più velocemente, ho preso anche dei farmaci che mi hanno agito a livello pisico. Scusatemi, questi sono i flash di nervoso. Sì. Certo. Perché mi prendono anche quelli di collaterale. Abbiamo sentito. È un altro problema che ho avuto in questi giorni, che sono stato colpito da una forma di assenteismo corpulento. E cosa sarebbe? Che niente, passo proprio giornate intere, che non mi viene voglia di andare a lavorare. Mi viene voglia solo di mandare le mail agli amici, di guardare la borsa cosa fa. Che capita in tanti. Sì. Ma ho già perso 2 settimane di lavori, ai principali non gliene frega niente dell'assenteismo. No. Signor Ferrari, mi scusi, lei l'ha già preso l'assenteismo, l'ha fatto come malattia? No, grazie. Perché io mi ricordo di sì invece, che l'anno scorso, non so se si ricorda, Ferrari, lei aveva detto che era influenzato. Sì. Non è andato in radio, che hanno fatto un casino per sostituirla, il Linus stava impazzendo. Poi l'hanno beccata l'assia che si è fatta la settimanetta di mare. Ma lì era un'altra Però lasciamo perdere l'assenteismo, che questo ormai ce l'ho come malattia, me la tengo. Ho imparato anche a conviverci, dai. Vabbè. Quello che mi preoccupa di più adesso è il tic tac. Cos'è? Perché io proprio ogni tanto mi immagino un tic, mi immagino proprio la parola scritta in cielo, tic. E io per andarci dietro psicologicamente rispondo con un tac. Cioè, tic tac. E poi immagino un altro tic di risposta. Praticamente crea una reazione a catena di tic e tac. I tic me le mandano loro, non lo so da dove. Non lo so. E i tac ci rispondo io, capisci Ferrari? Ecco. Un giorno sono andato avanti così 4 ore, non avevo più saliva, Ferrari. Tic tac, 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 tic tac. Mi scusate Ferrari, però guarda che mi è durato poco. Infatti, ma si è preoccupato. E poi non capisco perché mi esce anche il catanzaro. Ma io infatti tengo al Milan, Ferrari. Soffro troppo, devo chiamare al dottor Torri. Al dottor Torri, lasciamolo lavorare. Non sto bene, perché chiamo subito. Vedi lei, povero dottor Torri. Pronto? Sì, pronto il dottor Torri? Sì, sono io. Dottore, buongiorno, sono sempre io, sono Vito Pastello, ti ricorda? Mamma mia. Sì, è quello della radio, mi hanno detto che lei è quello della radio. Sto un po' meglio, dottore, stai sentendo anche un po' meglio. L'unico problema che mi è venuto, dottore, è che a me arrivo a guardare 5-6 cassette a notte, dottore. Ho provato a fare notti intere, cioè, mi sembra proprio come l'elezione del presidente americano che secondo me lì è truccato, dottore. Sono messi d'accordo. E chi si è messo d'accordo? Ma non so, o il Bush o il Gore, secondo lei chi ci sembra, dottore? Non so mai niente. Ma perché adesso oltre all'assenteismo, adesso c'ho anche il tic tac, dottore. Come devo fare, si ricorda? Che prima mi venivano flash di nervoso, poi certo. L'assenteismo, che infatti non sto andando neanche più a lavorare, e adesso ho questo tic tac, tic tac, tic tac, andirin dirin da lupo per fare in serie. Come posso fare, dottore? Mi aiuta lei? Sì, no, sto tranquillo, non c'è problema. Ho sentito dire che tu metti che tu sei lì a lavorare, che fai i numeri alla radio, dire. Ma con questo ma forse lo faccio in un momento che sono assente anche io, che non mi ricordo, dottore, ma non mi aiuta lei, perché lo sento prima forte salire nel cervello che tutti che etichetta che cae, certo. E forse non ci uso anche etichetta a Pinoletti per farlo passare, perché adesso sto prendendo Sanax e Tabor. Sì, per quello continuo. Ma continuo con quelli? Sì, continuo con quelli, sì. Allora, se non disturbo la chiamo anche la prossima settimana.
Va bene, ascolto. Va bene, dottore. Ma mi risponderei sempre? Sì, sì. Grazie allora, dottore. Sì, sì, no, mio, ma me l'ha detto un informatore farmaceutico in combinazione sentiva la radio in macchina e ha sentito questa cosa qui, certo. Cioè, la combinazione da dottore. Grazie. Salve, dottore.